Ciao ragazzi! Dunque, oggi, anche se io sono in un completo mood autunnale ormai, questa cosa mi fa un sacco ridere, vi farò vedere un pochino delle cose che mi sono arrivate da Shein e da Capshi, prevalentemente costumi, che mi porterò nel mio prossimo viaggio in Sardegna. Oggi in realtà è il 21 ed è il mio compleanno. Questo video, se riesco, lo pubblico o oggi o al massimo il 22 settembre. Io poi parto il 23. Ho deciso di fare questo format, cioè di solito io faccio che parlo e poi dopo nel montaggio faccio vedere anche le cose. Invece questa volta ho deciso di provare a farvi vedere tutto direttamente indossato anche mentre parlo. Adesso capire. In qualsiasi caso, niente, io sono moltissimo contenta di questi due siti. Ci sono due cose che purtroppo non ho fisicamente con me. Uno perché è da lavare, ossia un completo da letto bellissimo. Vi metto tipo qua la foto. Ed è veramente bello, fatto con le pesche, così molto estivo. Materiale che veramente è morbidissimo, nel senso è molto confortevole. Mi piace un sacco la fantasia, la dimensione era giusta. E quindi se vi piace, sappiate che su Shein ci sono veramente un sacco di bellissimi copripiumini. Mi raccomando però, fate attenzione alle dimensioni perché cambiano, ci sono sempre scritti. E la seconda cosa che purtroppo non ho qua con me da farvi vedere, perché ce l'ha Teresa, perché siamo state ieri a una sfilata a Milano per la Fashion Week e è rimasto nel suo trolley, sono delle scarpe bellissime che puntavo da un sacco, che sono praticamente, vi metto qui la foto, e sono esattamente così, trasparenti con il tacchetto, la pianta della scarpa color nude. Insomma, sono, al di là del fatto che sono molto comode, nel senso che ieri comunque sono riuscita a tenerle per tutto il giorno, l'unico fastidio che mi hanno dato è stato ai lati dei mignoli che mi stavano facendo venire un po' le ciocche, però ho risolto con due cerotti. Sono molto fini, le puoi mettere con qualsiasi cosa, sono veramente molto versatili e non lo so, mi piacciono veramente tantissimo, quindi me le porterò anche loro in Sardegna. Tra l'altro in Sardegna adesso non ci sarà, per fortuna in realtà per me, perché non l'avrei tollerato, tutto quel caldo afoso. Andiamo a San Teodoro, che ho visto essere veramente bellissima. Tra l'altro, fun fact, io in Sardegna ci sono già stata una volta, ma avevo 18 mesi di esistenza, quindi non mi ricordo assolutamente nulla. In qualsiasi caso, niente, vi lascio al try on haul e ci vediamo dopo. Eccoci, allora, questo sarebbe il format di cui vi parlavo. Cercherò di essere il più ferma possibile, così non viene una cosa tipo tutta shakerata. Questo qui è il primo. Io devo dire la verità, ero molto scettica quando l'ho visto, invece poi, cavolo, quando l'ho provato, devo dire che è veramente molto bello. Tra l'altro, lo dico molto sinceramente, non sono un amante del mio lato B, però devo dire che questo costume qua e il prossimo, che sono entrambi di Shein, devo dire che mi fanno piacere anche a me, che ho sempre detto no, troppo grosso, troppo sproporzionato rispetto al mio corpo. Mi piace un sacco perché questo bianco qua è molto particolare, ha vita super alta, con questo slip molto moltissimo sgambato. C'è questa particolarità che ha il ferretto in questo modo, che lo puoi modellare tu a seconda della tua esigenza, diciamo. Questo qua è il secondo, che anche lui, penso che sia proprio lui il mio preferito, perché è bellissimo e anche lui molto sgambato, con questi micro slip. Io ho sempre preso costumi molto semplici, molto, insomma, normali, a slip normale, non mi sono mai troppo sbilanciata. Invece devo dire che con questo modello, un po' più a vita alta, non lo so, mi valorizza un po' di più le curve. Di questo mi piace tantissimo il fatto che sia così, color ruggine. Poi una cosa bellissima è che ha i dettagli dorati. Tra l'altro, io ho preso costumi, cose, non so se poi effettivamente ci sarà abbastanza caldo, eccetera, perché comunque sia, Simo ha avuto le ferie tardi, tra virgolette. Avevamo comunque voglia di una meta di mare, insomma, comunque è ancora fine estate, diciamo. Un abitino molto molto carino, il problema è che a me sta molto largo, nel senso dovrebbe stare un po' più sgranciato addosso, ed è così in, penso, finto
però comunque sangallo, potrebbe sapere un po' di camicetta da notte. Però vabbè, era molto carino, sulla modella stava molto bene sulla foto. Ultima cosa di Shein è questo zainetto veramente bellissimo, un po' chanellino, che l'ho amato subito. Appena è arrivato aveva un odore un po' sgradevole, però poi usandolo è andato via ed è veramente molto bello. Al di là del fatto che è molto molto capiente, ha la possibilità di essere tenuto così, tipo borsa, oppure semplicemente con le due cosine per le spalle. In qualsiasi caso è pieno di tasche, l'interno lascia un po' a desiderare, nel senso che ha la chiusura fatta così, quindi praticamente si gira e si apre, e poi dentro appunto c'è questa cosa un po' orribile, è molto plasticoso in realtà, ma noi facciamo finta di niente perché è veramente molto carino. Primo modello di Capsi, molto semplice, un po' tipo l'altro, quello color ruggine, bianco con queste rifiniture rosa, anche lui molto molto carino, un po', cioè questo mi piace, però non so, gli altri due mi piacciono di più. Forse la parte sotto è leggermente grossa, però nel senso è comunque molto carino. Modello completamente diverso questo, però avevo voglia di testarlo, diciamo così. A me questi costumi qua sinceramente piacciono un sacco, il problema è che si dovrebbero mettere proprio quando ormai si è già arrivati al limite massimo di abbronzatura, di modo da non ritrovarti tipo con tanto così abbronzato e tutta sta parte qua bianca. Questa è un XS, io di tutti i costumi che vedete prendo se c'è l'XS, altrimenti la S, ma tra poco vedremo il caso in cui la S purtroppo mi sta grande. È molto carino anche lui, nel senso un po' particolare, molto anni 50, ne ho presi due fatti così a vita super super alta, esempio di costume che mi sta grande. Questa qui sarebbe una S, solo che come potete vedere mi fa innumerevoli difetti, cioè è tutto mollo, cade tutto un po', insomma troppe pieghe, troppe cose. Tra l'altro questo modello qua, al di là del fatto che mi sta grande, non mi fa impazzire perché è troppo spesso, troppe, non lo so, il colore mi piaceva però qui mi fa difetto e era carino con anche questi dettagli. Ok, l'ultimo dei costumi di Capsi prima di passare ai due vestiti. Questo invece devo dire che anche se c'è questa parte enorme mi piace tantissimo, cioè questo è veramente molto carino. In realtà avrebbe anche la parte da poter legare dietro il collo, che qui ci sono, c'è questa cosina bianca alla quale si può attaccare. Questo è di nuovo una extra small, quindi mi sta giusto. Molto chic, cioè molto, non lo so, mi piace comunque, devo dire che mi piace un sacco. Prendevo un costume a fascia da almeno due estati. Simone mi dice che sono una vecchia, però non lo so, a me piacciono, quindi... Allora, primo vestito di Capsi, che è bellissimo, con questa particolarità che davanti è un po' più, è molto più corto, che arriva sopra il ginocchio rispetto che è dietro, che è proprio dalle caviglie. Calcolate che io sono alta 1,54 m, quindi mi sta proprio giusto giusto, ed è bellissimo, mi piace un sacco perché è molto romantico. Però ho deciso di prenderlo nero, così almeno se magari facciamo una sera, una cena un po', non so, un po' più elegante, diciamola così, utilizzo sicuramente questo. E dietro ha la particolarità di avere questi lacci, poi qui c'è una parte elasticizzata che vorrebbe magari enfatizzare un pochino il punto vita. Ovviamente a me cade un po' in basso, cioè dovrebbe essere tutta questa cosa, dovrebbe essere un po' più in alto. Questo qui è l'ultimo, però purtroppo sarebbe stato il vestito col quale sarei voluta partire, ma mi sta molto molto largo, e tra l'altro è un pezzo unico, nel senso che poi ha questa parte qua davanti che si allaccia, solo che poi dietro è tipo vestito, e quindi niente. Ho cercato di fixarlo il più possibile, giusto per farvi capire come sarebbe addosso, quindi qui ci sarebbero i fiocchettini. Qui dovrei avere un po' più di seno, perché ovviamente così è proprio... Qua l'ho tipo fissato appunto questa forcina con le perline che fa da chiusura. Eccoci qua ragazzi, questi erano i costumi, le cosine che mi sono arrivate. Shein e Capsi sono due siti con i quali adoro collaborare perché hanno veramente tante cose molto molto belle. Ripeto, come ho detto anche prima, anche per la cosa dei copripiumini ci sono un sacco di fantasie che alla fine li pagate
o meno o come se li compraste da IKEA, la qualità è la stessa, solo che appunto c'è un'offerta molto più ampia sulla scelta delle fantasie, dello stile, eccetera. Quindi niente, io spero di riuscire poi a pianificare qualche video nella settimana in cui non ci sarò. Nel caso eventualmente vedrete poi prossimamente il magari il music vlog, perché non so quanto lo farò parlato, perché voglio godermi la vacanza della Sardegna, e ho veramente un sacco di video in programma, nel senso che devo proprio riuscire a trovare il tempo di editarli. Però c'è il do it yourself della parete del muro, poi un arazzo che ho fatto, che vi ho fatto anche vedere sulle Instagram stories, che vi è piaciuto un sacco, poi c'è il room makeover di Phil a Milano, poi c'è l'Instagram Axe con la Nessie. Insomma, sono video che ho già tutti girati, pronti, che devo soltanto editare, quindi a breve usciranno. Lunina, stai lì in sottofondo oggi? Allora, fai gli auguri alla mamma. Allora, che bella che è, che mi guarda, poi si ferma, poi continua a fare quello che sta facendo. Ciao.